video. Questo video è dedicato interamente a Wakelet. Wakelet è un'applicazione stupenda che ho scoperto circa 6 mesi fa e che ho iniziato subito a sperimentare ad usare perché ho trovato proprio l'utilità. Come molti di voi avranno già sperimentato, no, in passato, applicazioni simili dove possiamo creare delle raccolte di materiali, quindi materiali soprattutto relativi al mondo, diciamo, di internet, quindi link, eccetera, no? Nel momento in cui io ho bisogno di creare una raccolta, di solito creavo un documento tipo HyperDoc con tutti i vari link divisi per tema, oppure mi creavo una cartella nei preferiti della mia scheda, del mio profilo di Chrome, e andavo a mettermi tutte appunto divise per argomenti, scuola, Google, eccetera. Quando ho scoperto Wakelet mi si è aperto abbastanza un mondo e quindi volevo condividere con voi, siccome da poco, pochissimo, sono diventata anche ambassador e sono molto orgogliosa di questo, perché veramente è una bella community, la community di Wakelet. In descrizione vi metterò tutti i link per iniziare anche voi a scoprire questo mondo. E quindi niente, cominciamo dalla base, quindi iscriversi a Wakelet e iniziare a creare la prima vostra raccolta, la prima di tante, vedrete, crea dipendenza. Bene, cominciamo, partiamo andando su wakelet.com. Tutto in un unico posto. Da poco si è creata anche una bella community in Italia, quindi questo, chiamiamolo tutorial, lo faccio anche perché, primo perché mi sono esaltata del fatto di essere diventata ambassador, e poi anche perché, qua adesso, diciamolo, dai, così mi fate gli auguri. Sì, 2000. Giovane come l'acqua, crea il tuo account. Bene, quindi dicevo che lo faccio per avere anche del materiale in italiano, perché quando l'ho scoperto 6 mesi fa c'erano solo webinar e tutorial in inglese, va benissimo, però così aiuta. Quindi qua sono Deborah Ruocco 881, perché ne ho altri. Quindi qua dice chi sei, io qua metto che sono un insegnante e specifico scuola primaria. Ecco, in questo caso se volete mettere segnalato da un ambasciatore potete farlo, io lo metto, mi sono autosegnalata. Bene, siamo nella schermata iniziale, come vedete è vuota perché ci siamo appena iscritti, e possiamo scegliere di fare diverse cose, quindi iniziare, io oggi inizierei creando una nuova raccolta, quindi partiamo da qui. Creando una nuova raccolta vi chiede intanto un'immagine, potete caricarne una dal vostro computer se avete un'immagine che avete già scelto, oppure andare nella libreria che è ricchissima di immagini e ce ne sono veramente di molte belle, prese dal sito Unsplash, e oltretutto sono tutte anche libere da copyright, quindi io adesso ne scelgo una a caso, ma mi piacciono così un po' colorate. E decido di chiamare questa raccolta introduzione a Wakelet. Andando sul pulsante più mi si apre tutto, diciamo tutte le possibilità mi si aprono, che tra cui posso scegliere, quindi aggiungi testo, aggiungi immagine, segnalibri, PDF e poi tutte le app. Allora iniziamo da aggiungi testo. Qua dice sì, quando finite mettete fatto, va bene, poi sì, d'accordo, ci sta dicendo che stiamo facendo un buon lavoro, ci tira sul cuore. Quindi qui dentro io posso inserire un testo già scritto copiando e incollando, scrivere qualcosa, anche solo una frase, ok? Benvenuto nel mondo di Wakelet. Poi posso evidenziare, se il mouse funzionasse, posso farlo diventare un titolo, semplicemente metterlo magari al centro. Volendo qui posso anche creare un elenco puntato e anche mettere un link già, però secondo me in questo caso non mi interessa, ecco, diciamo così.
Dopodiché, vedete che qui prima si era evidenziato cambia layout, io posso, di default ho questa visualizzazione multimediale, altrimenti la posso rendere compatta, a griglia e mood board. A me piace molto questa, sincera, però lasciamolo così per adesso, giusto per avere meglio, no, l'idea di quello che andiamo a caricare. In teoria ci possiamo anche mettere la modalità di riordino facile e fate comunque delle prove a seconda di poi anche quanto materiale andate a caricare. Quindi la prima cosa che io vado a prendere è, vado sempre sul più e metto il sito, no? Quindi wakelet.com. Anche qui posso tranquillamente andare a copiare e incollare questo link. Oppure, se vi scaricate l'estensione di Chrome, ma quello lo vedremo magari un'altra volta, avete la possibilità di salvare direttamente all'interno delle vostre raccolte la pagina web su cui state navigando. Ve lo faccio vedere tra poco. Quindi qui vado a caricare tutte queste belle cose, volendo mi vado a caricare anche un'immagine che posso prendere caricandola, quindi dal mio dispositivo, ok? Oppure vedi, per esempio, io posso mettere questo che è il badge relativo al membro di Wakelet. Quindi vi consiglio di inserirvi anche voi all'interno della community, perché è veramente, 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 non c'è più. Eccolo qua. Stimolante. Bene. Dopodiché vado di nuovo sul più e posso scegliere il PDF, me lo dà dal mio computer, quindi mi apre tutti i miei PDF e mi fa scegliere tra quelli che ho sul mio dispositivo. Oppure, allora, le app, qui abbiamo la possibilità di collegare un tweet direttamente, quindi andando su tweet mi collega il mio Wakelet al mio Twitter e posso andarmi a salvare nelle mie varie raccolte per tema, magari, che ne so, matematica, Google for Education, eccetera, tutti i materiali che trovo, e ce ne sono tanti, per chi è su Twitter lo sa, su Twitter. Poi video si collega a Flipgrid e mi dà la possibilità di fare appunto un video, ok? E questo va bene, bisogna loggarsi, eccetera. Poi abbiamo YouTube, quindi io entro direttamente su YouTube e cerco, ma che cerco? Cerco Deborah Ruocco, non troverò. Trovato, benissimo. Allora, cosa scelgo? Vediamo. Il segreto del pallino. Aggiungi, vabbè, non c'entra niente con Wakelet, però questo è il primo video, cioè anche posso. Poi vado di nuovo sul più. Oggi non mi è amico questo mouse, e vado su Google Drive. Ora, su questo Google Drive io non ho tantissime cose, no? Quindi io posso anche sceglierne un altro di qua. Però siamo qui, lavoriamo sul mio account da trainer, ok? Ah no, no, qualcosa c'è. Molto bene, quindi vado a scegliere un modulo e troverò il modulo all'interno del mio Wakelet. Posso anche aggiungere un testo per spiegare, che ne so, compilate questo modulo per, se volete avere altri video di questo tipo, eccetera, ok? Adesso scherzo, non scherzo. E OneDrive anche, però noi diciamo che maggiormente io uso Google Drive. Quindi, nel momento in cui invece vado su Segnalibri, su questo account non vedete nulla, quindi io ora faccio una magia e vado su un altro account. Magia fatta, siamo sull'account quello che uso di più, quindi quello proprio mio personale, e qui vedete tutte le mie raccolte. Ora vi faccio vedere, entrando su una raccolta, facciamo questa qui, formazione, vi faccio vedere di cosa si tratta. Allora vado giù, edit collection, perché quando io ho salvato una raccolta andando su fatto, qua ce l'ho in inglese done, però comunque è fatto, io appunto per poter modificarla nuovamente devo andare su edit e vado su
posso andare in basso ad aggiungere, quindi vado su più e vado su segnalibri, ok? In segnalibri io ho tutti i miei segnalibri, tutti i miei bookmarks, quindi vado a scegliermi per esempio questo qui, Wakelet per creare, condividere e coinvolgere, un video di Marilena Ferraro, aggiungo anche lei ambassador come me e insieme anche ad Adele Leccia, siamo le tre ambassador di G&G Italia, così tanto per fare un po' di pubblicità. Bene, quindi avete visto, praticamente da questa funzione, no, di segnalibro io posso andarmi a prendere delle cose di altre persone che ho dentro al mio Wakelet. Quindi vado su Done e poi vi faccio vedere ancora una cosa. Non volevo fare un video troppo lungo, piuttosto poi ne faccio un altro, ma se io vado su ricerca, anzi su, vado prima su home, ok, io posso cercare delle persone, ok? Quindi io vado su ricerca o su vetrina, meglio. Allora, qui abbiamo la vetrina della comunità, quindi troviamo tutte le cose che ci sono, che possiamo andare a vedere, a usare, condividere, o alcune volte, se ci danno la possibilità di farlo, anche copiare. Quindi, se io per esempio vado qui, vado sui miei segnalibri e ho tutte le persone che sto seguendo, ok? E anche tutte le, i, diciamo, le varie cose che mi sono salvata. Se vado su following, ecco qui vedo le persone che sto seguendo. Se io vado a vedere, per esempio, adesso ho citato Marilena, quindi cito anche Adele, entro nel suo Wakelet e vado a vedere che cosa ha creato. Quindi mi vado a prendere per esempio National Gallery London, che è una sua raccolta. Io posso innanzitutto mettere una reaction, quindi fargli l'applauso per esempio, poi posso, andando sui tre puntini, salvare questa raccolta tra i miei segnalibri. Se lei avesse voluto, avesse lasciato, no, l'opzione, io avrei potuto anche crearmene una copia sul mio Wakelet. Quindi, se voi andate su Wakelet su Twitter, lo seguite su Twitter, avrete spesso dei template che potrete copiare nel vostro Wakelet e utilizzare per le vostre lezioni anche. Quindi torno indietro. Invece da qui posso condividere con tutte queste funzioni, quindi posso condividere con QR code, posso condividere direttamente in Classroom, e questa è una funzione che c'è da poco, molto utile, su Teams, su Twitter e su tanti altri, tra cui anche Facebook. Oppure posso esportare la raccolta in PDF, oppure prendere il codice per il sito o il blog. Torno indietro e volevo farvi vedere, appunto, andando su ricerca, mettendo così, giusto per citare un VIP, People, no, era collection, e qui mi escono le appunto i Wakelet di Alessandro. Quindi vado su Alessandro Bencivenni, quello ufficiale, io lo seguo già, posso anche non seguirlo più, però di solito appunto vi esce la possibilità di seguire queste persone. Se ci sono persone che producono materiali che vi interessano, per esempio qua ci sono cose molto interessanti sull'uso di G Suite Workspace, e poi andando qui io posso condividere il profilo, quindi nel vostro caso potete decidere, se trovate un profilo interessante, di condividerlo con i vostri colleghi o con i vostri alunni anche su Classroom. Andando su Classroom, praticamente vi si apre una finestra, vi fa scegliere il corso, adesso io ne metto uno a caso, vi fa scegliere
vi fa scegliere se creare un compito, fare una domanda, fare un annuncio sullo stream o creare del materiale. A questo punto vi rimanderà, vi collegherà direttamente al vostro corso di Classroom tutto il profilo in questo caso. Se invece volete condividere un'unica raccolta, fate nello stesso modo, quindi condividi e scegliete Classroom. Un'ultima cosa, come si condivide appunto una raccolta? Io qui ho la possibilità di mettere anche delle reaction nelle raccolte che vedo, o adesso in questo caso nella mia, quindi posso anche dire a chi ha prodotto questa raccolta se questa raccolta mi piace o se mi stupisce o se voglio dare 200. Bene, quindi io vado intanto qui sui tre pallini, avete... Adesso mi sono automessa che mi piace, quindi io posso spostare la raccolta da un'altra parte, posso cambiare la visibilità perché in questo caso la mia raccolta è pubblica, oppure cancellarla. Andando su Edit Collection per farvi vedere meglio, vedete che qua in alto io ho public, quindi è pubblica. Se metto non in elenco, unlisted, vuol dire che solo le persone che ricevono il link la possono vedere. Privata vuol dire che la posso vedere solo io. Quindi adesso in questo caso questa è una raccolta pubblica e la lascio pubblica. Vado di nuovo su Done e faccio vedere come si condivide. Quindi vado su questa freccia e appunto trovo quello che ho trovato prima per condividere il profilo di Alessandro. Quindi posso copiare questo link cliccando su copy, oppure creare un QR code e ingrandirlo, magari perché sto facendo un webinar e voglio che i miei corsisti fotografino questo QR code, oppure ancora abbiamo visto tutte le altre funzioni, quindi torno indietro, abbiamo anche Twitter, ok, e Facebook, va bene. Esportare in PDF si può e anche prendere il codice per il sito o il blog. Qua dove c'è scritto invita è per invitare dei colleghi a contribuire, per esempio. Quindi io posso invitare persone che contribuiscano attraverso questo link o questo codice, oppure posso usare questa funzione, quindi io ho tutti coloro che sto seguendo, tutti coloro i quali sto seguendo, e posso decidere che Filomena Pizzulli collabori con me in questa raccolta su Sell. Grazie per aver guardato il video fino in fondo, per aver messo mi piace, per esservi iscritti al mio canale. Sono Deborah Ruocco, non l'ho detto perché c'è scritto qua sotto. Sono una maestra di scuola primaria e Google Certified Trainer e ambassador di Wakelet.